Il vecchio capannaccio nasce sull'antica strada borbonica che congiunge l'Acqua Amino a Forio d'Ischia. Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere emozioni antiche. Uno dei nostri punti di forza è quello di accogliere i nostri clienti in modo informale, mettendoli a proprio agio con cordialità, simpatia e un sorriso. Al capannaccio puoi trascorrere una piacevole serata. Lo staff giovane e dinamico è lieto di accogliervi in un'atmosfera di grande amicizia. Adesso cominciamo a giocare la nostra partita. Da quando Ischia Wi-Fi garantisce la potenza e la stabilità della sua connessione con la formula provare per credere, però, i problemi sono davvero finiti. La prima settimana di prova è completamente gratuita. Ma che stiamo facendo? Scopri su ischiawifi.com tutte le straordinarie offerte Irfibra. Possiamo ripartire, dai che sono spaccati adesso. Dai che sono spaccati in due. Internet fino a 20 mega in download a soli 24,60€ al mese, per sempre. Ultra potenza, ultra convenienza. Fischia l'arbitro, parte di Avarà. Attenzione! Mamma mia, è saltata la connessione. No papà, sono andato a fuoco il contatore della luce. Ah, vabbè. Il vecchio capannaccio nasce sull'antica strada borbonica che congiunge l'Acqua Amino a Forio d'Ischia. Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere emozioni antiche. Uno dei nostri punti di forza è quello di accogliere i nostri clienti in modo informale, mettendoli a proprio agio con cordialità, simpatia e un sorriso. Al capannaccio puoi trascorrere una piacevole serata. Lo staff giovane e dinamico è lieto di accogliervi in un'atmosfera di grande amicizia. Adesso cominciamo a giocare la nostra partita. Da quando Ischia Wi-Fi garantisce la potenza e la stabilità della sua connessione con la formula provare per credere, però, i problemi sono davvero finiti. La prima settimana di prova è completamente gratuita. Ma che stiamo facendo? Scopri su ischiawifi.com tutte le straordinarie offerte Irfibra. Sotto al naso. Possiamo ripartire, dai che sono spaccati adesso. Dai che sono spaccati in due. Internet fino a 20 mega in download a soli 24,60€ al mese, per sempre. Ultra potenza, ultra convenienza. Fischia l'arbitro, parte di Avarà. Attenzione! Mamma mia, è saltata la connessione. No papà, sono andato a fuoco il contatore della luce. Ah, vabbè. Il vecchio capannaccio nasce sull'antica strada borbonica che congiunge l'Acqua Amino a Forio d'Ischia. Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere emozioni antiche. Uno dei nostri punti di forza è quello di accogliere i nostri clienti in modo informale, mettendoli a proprio agio con cordialità, simpatia e un sorriso. Al capannaccio puoi trascorrere una piacevole serata. Lo staff giovane e dinamico è lieto di accogliervi in un'atmosfera di grande amicizia. Benvenuti a tutti cari spettatori, oggi siamo in diretta dal Palacasale di Forio, dove si sta per disputare la settima giornata, nonché l'ultima del girone d'andata del campionato di Serie D del girone E di calcio a 5, partita che inizierà tra poco. Il calcio l'inizio è previsto per le 17 tra Virtus Libera Forio e Real Bacoli. Dunque andiamo a vedere un po' le novità, diciamo, che si basano sulla partita che sta per iniziare. Ricordiamo che la Virtus Libera Forio ha concluso il 2017 con una vittoria, precisamente contro l'Olympic Cappella, vittoria che, diciamo, ha fatto riposare tutta la squadra con un tono più di calma e di
di serenità, anche con il legame fortissimo che si ha con i tifosi. Non a caso tifosi che adesso stanno iniziando a riempire gli spalti del Palacasale e che si mostrano sempre come un giocatore in più per questa squadra che può inserire il 2017 in un anno che probabilmente ha fatto la storia di questo Virtus Libera Forio, che ha deciso di iscriversi ad un campionato FIGC e che si vede, diciamo, nelle posizioni più rosee di questo campione, di questa classifica. Ricordiamo che ha vinto sempre in questo girone di andata, o almeno fino ad ora, salvo unica eccezione la sconfitta contro i nostri compagni procidani nella trasferta, che appunto li ha visti sconfitti. Andiamo un po' a vedere quelle che sono, diciamo, le novità riguardanti la rosa del Virtus Libera Forio, che rosa che neanche oggi riesce ad essere salva, diciamo, da buchi alquanto gravi a causa di mancanze e di infortuni. Abbiamo gli squalificati Lorenzo Rossi, che è uno degli attaccanti di maggior rilievo della squadra, e Roberto Polito. Lorenzo Rossi, che questa è l'ultima partita che non potrà giocare, dopo potrà rientrare in campo, mentre invece Roberto Polito sarà in pausa ancora per un po'. Poi ricordiamo gli infortunati: abbiamo Michele Castagliuolo e Silvetti. Poi avevamo un giocatore in dubbio, ovvero Marco Boccanfuso, ma andando a leggere quella che è la rosa ufficiale della partita, ovvero i convocati che ci sono stati forniti dalla squadra stessa, l'allenatore Monaco ha deciso di non convocare Boccanfuso a causa di una serie di influenze che lo hanno colpito in questi giorni. Dunque non possiamo che augurargli una rapida guarigione, così da poterlo vedere subito in campo di nuovo. Di ritorno invece abbiamo Beneduce e Mainolfi, un Emanuele fuori e un Emanuele dentro. Inoltre ringraziamo i nostri sponsor. Innanzitutto non possiamo che ringraziare Ischia Wi-Fi, che ci permette ogni volta di poter trasmettere in diretta le partite della Virtus Libera Forio. Poi ringraziamo Golbert Forio, Corelat, Siem, Futura e Salvato Elettrodomestici. Inoltre ci teniamo a ricordare il messaggio di Bellitalia Viaggi, che ricorda che sono disponibili gli ultimi posti per il viaggio Praga-Budapest, un viaggio tutto compreso con partenza da Ischia, nel quale sono inclusi volo andata e ritorno, ingresso ai musei, pranzi sempre al ristorante, 4 serate a tema con cena di intrattenimento e, per ogni evento previsto, la guida e l'assistenza. Per maggiori informazioni basta contattare Antonio di Bellitalia Viaggi al numero 081 99 57 50. Dunque queste erano tutte le novità riguardanti sia le squadre in campo, sia gli sponsor che ci stanno permettendo di andare avanti con questo nostro progetto insieme a Ischia Wi-Fi. Qui al microfono ci sono io, Luca Tedesco, e vi accompagnerò per questa partita. Dunque attendiamo adesso che le squadre entrino in campo. C'è già stato il saluto sia con arbitro che per entrambe le squadre. Andiamo adesso a leggere un attimo le formazioni, dopodiché è tutto pronto per la partita tra Virtus Libera Forio e Real Bacoli. Allora, per la Virtus Libera ricordiamo Savio Nicola, Silvetti Daniel, Mainolfi Emanuele, il capitano Coppa Vincenzo. Intanto c'è stato il fischio d'inizio, ma noi continuiamo di Scala Diego, Grimaldi, Beneduce, Calise, Morgera, Caruso e Castaldi, mentre invece per il Real Bacoli, che intanto mantiene il possesso di palla appena perso, ma comunque con una rimessa laterale, ricordiamo Granieri, Palma, Marotta, Del Giudice, Miraglia, Illiano, Piccirillo, Trincone, Colandrea e Dragone. Adesso è ancora il Bacoli a mantenere il possesso palla su Marotta, l'alza per il compagno che prova un tiro al volo, però nulla di particolarmente pericoloso. Ecco adesso la Virtus Libera, ancora la squadra di casa che prova ad avanzare nella sua metà campo. Adesso Grimaldi,
Grimaldi la scambia per il compagno che riesce ad entrare nella metà campo avversaria. Adesso Morgera. Morgera per Grimaldi. Ancora Morgera. La serve al compagno di Scala. Grimaldi. All'indietro a cercare Beneduce. Ancora Virtus libera con Di Scala. Di Scala in avanti per Morgera. Adesso ancora Di Scala. Prova un passaggio in avanti a cercare il compagno Beneduce, ma trova il compagno un avversario. Squadra avversaria che non riesce a tenere bene questo possesso e spreca un ottimo pallone. Adesso sarà rimessa dal fondo a favore del Forio. Con appunto il numero 8 Beneduce per Grimaldi. Adesso Di Scala. Morgera. Al centro per Grimaldi, si gira e la serve di nuovo per compagno di Scala. Adesso Beneduce fermato da dietro, inizialmente l'arbitro ha tentennato un po', ma adesso il fallo è stato fischiato a favore dei giocatori di casa. Dunque sarà calcio di punizione. Sul pallone vediamo Morgera e Di Scala. Vediamo come deciderà di sfruttare questo calcio di punizione. Eccolo che va Di Scala. Adesso Morgera colpisce in faccia un avversario, precisamente il numero 37 con l'Andrea. Si tocca un po' dolorante il naso, però tutto ok. Dunque calcio d'angolo a favore della Virtus Libera. Adesso sul pallone c'è Miraglia, perde però il pallone. Attenzione alla Virtus Libera con Morgera. Ottimo il tiro di Morgera, purtroppo finito di poco alto. Buono questo approccio iniziale della Virtus Libera Forio sulla partita, che si sta mostrando subito aggressiva. Adesso Di Scala. Scala per il compagno Beneduce. Morgera in avanti a cercare Grimaldi. Grimaldi però fermato dal numero 3 della squadra avversaria, Marotta. Adesso ecco qui il Bagoli. Marotta trova il compagno, entra nella metà campo avversaria. Ancora lui, Marotta. Fa girare la palla per il compagno che arriva al tiro. Conclusione alta. A tirare è stato Miraglia. Ricordiamo che ai pali troviamo oggi Castaldi per la Virtus Libera. Adesso Morgera per Beneduce. Di Scala. Grimaldi in avanti per Beneduce. Ancora Grimaldi. Di Scala indietro per Beneduce. Adesso in avanti a cercare Morgera. Morgera si accentra, decide però di servire il pallone per il numero 7 Grimaldi. Adesso Di Scala, ancora Grimaldi. Continuano a scambiarsi il pallone 2. Adesso Di Scala in avanti per Beneduce. Ancora Di Scala. Di Scala ha cercato Morgera, riesce a trovarla. Adesso Beneduce. Grimaldi. Morgera per Grimaldi ancora. Fitta la rete di passaggi da parte della Virtus Libera, che continuano a scambiarsi il pallone tra di loro, cercando in tutti i modi di avanzare. Adesso Di Scala per Grimaldi. Di Scala ancora. Non riesce ad avanzare la Virtus Libera. Morgera. Morgera in avanti per il numero 7 Grimaldi, che però non riesce a tenere bene il pallone. Guadagna però un'ottima rimessa laterale da una posizione alquanto invitante. Eccolo il numero 7 Grimaldi all'indietro a cercare Morgera. Morgera per Beneduce. Beneduce in avanti per Di Scala. Adesso Grimaldi. Beneduce in avanti per Grimaldi. Grimaldi perde il pallone. Ancora rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Adesso attenzione a Beneduce all'indietro per Grimaldi. Di Scala. Ancora Grimaldi.
alto il pressing da parte della squadra avversaria. Attenzione adesso però a Grimaldi. Grimaldi avanza, viene un po' spintonato, ma è tutto regolare. La palla adesso esce fuori, sarà calcio d'angolo a favore della Virtus Libera. Alla battuta si appresta a giungere Morgera. Eccolo che va il numero 10, alza un pallone per il numero 8 che colpisce al volo, però becca un giocatore avversario. Adesso attenzione al contropiede della squadra avversaria, che però non riesce a sfruttarlo al meglio, non guadagnando un bel nulla, perché la rimessa laterale a favore della, no, rimessa dal fondo è a favore della squadra di casa. Ecco intanto che ci sono i primi cambi da parte della Virtus Libera. Coppa, ecco il numero 3 Mainolfi, ancora Coppa per Caruso, ancora Coppa, Caruso di nuovo per il numero 3 Mainolfi. Adesso viene servito il numero 9 Calise per Caruso, che non riesce a gestire al meglio il pallone, anche disturbato un po' dall'avversario. Dunque la rimessa laterale a favore del Real Bacoli. Ecco, attenzione a Marotta che arriva al tiro, non si lascia impensierire il portiere bianco-verde, che para la palla. Adesso è di nuovo Virtus Libera con Caruso per Calise, adesso Mainolfi in avanti per Calise sulla linea del fuoricampo. Ecco, la palla esce ed è rimessa laterale a favore della Virtus Libera. Caruso per Calise, all'indietro a cercare Coppa, Mainolfi in avanti per Caruso, ancora il numero 3 Calise per Caruso, provano l'1-2 ma vengono intercettati dalla squadra avversaria, precisamente dal numero 37 Colandria. Adesso Marotta, ancora lui per il numero 19 Piccirillo. Adesso è proprio lui a battere questa rimessa laterale, in avanti a cercare Miraglia. Adesso però c'è la palla, è tra le mani di Castaldi. Adesso Caruso per Coppa, avanza Coppa, serve una palla per Calise. Adesso invece Mainolfi, Calise torna indietro sempre per Mainolfi, adesso Coppa, Caruso che riesce ad entrare nell'area di rigore, però non riesce a concludere in nessun modo. Palla di nuovo tra i piedi della squadra avversaria. Adesso Piccirillo, Marotta per Colandria, Miraglia, Marotta, ancora Miraglia. Miraglia riesce a passare per il centro, prova anche un tiro, ma guadagnano solo una rimessa laterale. Eccola che ha, sta per essere battuta, all'indietro a cercare il numero 37 con l'Andrea Marotta, adesso per Piccirillo. Rimessa laterale a favore della squadra ospite, attenzione ancora con l'Andrea all'indietro per Marotta a cercare il compagno Piccirillo, però non riesce a trovarlo. Dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo a favore della squadra di casa. Ecco intanto Coppa per Mainolfi, Caruso, Coppa prova a girarsi ma decide di servire il pallone per Calise. Caruso prova a lanciarla al centro per Calise, però vengono intercettati dalla squadra avversaria. Intanto viene fischiato un fallo a favore della Virtus Libera, però a quanto pare penso sia stato annullato, sì, è stato annullato. Dunque tutto regolare,
Adesso Piccirillo per Miraglia, indietro per Marotta, Colandria di nuovo per Marotta, cerca di servire nuovamente il compagno, però trova solamente la squadra avversaria. Adesso Coppa, Calise all'indietro per Mainolfi, viene però intercettato dal numero 9 Miraglia, riesce a riguadagnare il pallone la squadra di casa con Coppa. Coppa per Caruso, Calise, ancora Caruso che prova a riservire il pallone per il compagno, però forse ha usato troppo. Adesso il Bacoli con Marotta, Marotta prova a lanciare un pallone in avanti, trova però Mainolfi, Mainolfi ancora lui, prova tutto da solo, arriva anche al tiro, però la conclusione non è delle migliori. Adesso il numero 2 Palma della Bacoli a partire da questa rimessa dal fondo. Attenzione intanto al tiro da parte di Colandria, nulla di particolarmente pericoloso. Ecco che sono venuti degli altri cambi, si ritorna al quartetto iniziale, Beneduce per Grimaldi, adesso Di Scala, Grimaldi la serve all'indietro per Morgera, di nuovo su Di Scala, Grimaldi, Morgera per Di Scala, continuano a fare gli stessi passaggi i giocatori della Virtus Libera, provando a cercare un piccolo spazio per potersi per poter avanzare. Ancora Di Scala per Grimaldi, sempre Di Scala, adesso Beneduce, Di Scala la serve in avanti per Beneduce, prova il tiro, trova però il piede del giocatore avversario che fa impennare questo pallone, permettendo così alla squadra di casa di guadagnare un corner. Eccolo che è stato appena battuto, carica il tiro Morgera, che invece di trovare il pallone trova il corpo dell'avversario. L'avversario che rimane a terra, adesso viene aiutato dal giocatore numero 8 Beneduce. Ecco il Bacoli, Piccirillo prova a correre su questo pallone, però troppo lungo per lui. Adesso Di Scala per Beneduce, Grimaldi prova ad accentrarsi, però serve il compagno. Adesso ancora Di Scala in avanti per Morgera, che riesce a girarsi, palla di poco sopra la traversa, peccato, davvero una bellissima azione. Un'altra occasione sfumata per la Virtus Libera, attenzione ancora Grimaldi, arriva al tiro, questa volta però il portiere del Real Bacoli gli dice di no, sarà calcio d'angolo a favore della formazione del mister Monaco. Eccola ancora Morgera, tiro al volo che però non è stato dei migliori. Adesso il Bacoli che prova a rilanciarsi, però sbagliano tutto. Ancora Virtus Libera con Beneduce, buttato giù non in maniera irregolare, dunque sarà semplice rimessa laterale. Anzi no, è corner, all'indietro per Grimaldi, prova il tiro, dagli spalti si chiama un presunto fallo di mano, l'arbitro però non fischia nulla. Adesso invece è Morgera, Morgera in avanti per Di Scala, riesce a girarsi, niente da fare neanche per lui. Ancora calcio d'angolo a favore della Virtus Libera, sulla battuta questa volta troviamo Morgera, alza un pallone per Beneduce, troppo lontano, però prova lo stesso il tiro. Intanto siamo arrivati quasi al sedicesimo minuto di questo primo tempo, ricordiamo che qui al Palacasale di Forio il risultato è di 0-0 nella settima giornata del
girone d'andata, ovvero l'ultima di questo campionato di Serie D del girone di calcio a 5 tra Virtus Libera e Real Bacoli. Il risultato è ancora bloccato dunque sullo 0-0. Intanto vediamo questa rimessa laterale appena battuta dal Real Bacoli. A rotta in avanti per il numero 20 Trincone. Adesso la Virtus Libera con Morgera prova a superare l'avversario, non ci riesce. Adesso il Real Bacoli. Marotta per Trincone. Ancora il numero 20 in avanti per il compagno del giudice, buttato però giù. Dunque calcio di punizione a favore della formazione ospite. Si tocca dolorante giusto per un poco la caviglia, adesso è già in piedi. Tutto è bene quel che finisce bene. Dunque calcio di punizione a favore della formazione ospite. Battere questa punizione troviamo Trincone. Eccolo che va la battuta. Batte direttamente. Adesso sarà invece rimessa laterale sempre a favore del Bacoli. Sempre Trincone all'indietro per Marotta, ancora lui. Marotta. Gira per il compagno. Continua il possesso palla, un po' rischioso qui la... Attenzione al contropiede adesso della Virtus Libera. Incredibile l'intervento di Marotta, che praticamente resta fermo davanti all'avversario e riesce a sfilargli comunque il pallone. Erano 2-1, quindi la riuscita di questo gesto ha praticamente salvato la squadra. Adesso ancora la Virtus Libera con Morgera per Beneduce, che arriva al tiro, palo! Viene buttato giù intanto il giocatore della Real Bacoli. Che azione ancora della Virtus Libera, che sta cercando in tutti i modi di sbloccare questo risultato. Di Scala per Grimaldi. Grimaldi cambia il gioco per Morgera. Morgera si va a sfilare però via il pallone. Adesso Beneduce per Di Scala. Di Scala prova il tiro. Adesso il Real Bacoli. Pallone che sta per giungere direttamente tra le mani di Castaldi. Vengono però disturbati dal giudice. Ecco che cambia di nuovo la formazione della Virtus. Adesso troviamo Mainolfi. Coppa. Di nuovo lui, il numero 3, Mainolfi per Calise. Ancora Mainolfi per Caruso. Adesso Coppa. Calise. Continuano con la loro fitta rete di passaggi, cercando sempre lo spiraglio utile per poter proseguire. Adesso Coppa. Caruso si gira e prova il tiro. La palla però sembrava infatti essere uscita fuori, e appunto è così, ed è calcio d'angolo per la formazione di casa. Sulla battuta c'è Caruso, all'indietro per Mainolfi. Ancora rimessa laterale a favore della Virtus Libera. Rimessa intercettata dagli avversari. Ancora Virtus Libera. Si torna direttamente al portiere. Adesso Caruso per Coppa. Calise in avanti per Caruso. Ancora Calise. Peccato, si alza troppo questo pallone. Ancora un'ottima azione da parte della Virtus Libera, che però non riesce a concretizzare queste azioni. Siamo intanto al 20° minuto di gioco. Ricordiamo che il risultato è ancora di 0-0. Adesso vediamo del giudice all'indietro per il compagno. Ancora lui, il numero 7. Supera Coppa che in un secondo tempo, attenzione però, viene comunque buttato giù. Del calcio di punizione nonché ammonizione per il giocatore
numero 7 della Real Bacoli al 20° minuto. Pronto Coppa la battuta di questo calcio di punizione. Mainolfi, ancora Coppa per Caruso. In avanti per Calise. Si torna all'indietro per Coppa. Ecco Mainolfi che viene servito. In avanti per Caruso. Riesce a giungere sul pallone, però gli viene rubato via. Guadagna intanto un ottimo calcio d'angolo. Vediamo se la squadra saprà sfruttarlo al meglio. Ecco Caruso. Cerca qualche compagno, purtroppo la palla sfila via e non viene toccata assolutamente da nessuno. Pronti per la battuta di questa rimessa laterale i giocatori del Bacoli. Eccoli che partono. Adesso il numero 20 Trincone per del giudice, adesso però la Virtus libera con Mainolfi che arriva al tiro, però viene bloccato dalla squadra avversaria. Adesso Palma lancia un pallone lunghissimo a cercare del giudice, palla che però finisce direttamente dalle mani di Castaldi. Adesso Coppa per Mainolfi. Caruso per Calise, ancora Caruso, di nuovo per Mainolfi, in avanti a cercare Calise, lo trovano. Calise in mezzo a due, perde questo pallone. Attenzione adesso alla ripartenza del Bacoli, stroncata subito da un'ottima difesa della Virtus Libera. Adesso ancora Bacoli con Colandrea, fermato però da Coppa. Adesso Mainolfi a far ripartire il forio per Calise. Calise in mezzo a tre, prova a servire un compagno che però non è mai avanzato, dunque pallone buttato via. Adesso il Bacoli in avanti a cercare Miraglia, trova però la Virtus Libera con Mainolfi che riesce a servire il pallone per Caruso. Arriva il tiro, intercettato, sarà dunque calcio d'angolo. Pronto Caruso alla battuta di questo calcio d'angolo. Eccolo che parte. Trova Mainolfi. Chiamano la deviazione, però l'arbitro dice di no. Sarà dunque rimessa dal fondo. I due quartetti si sono mescolati. Adesso troviamo anche Di Scala in mezzo ai giocatori del quartetto che abbiamo visto fino adesso. Ecco il Bacoli con questa rimessa laterale del giudice per Miraglia. Miraglia arriva al tiro, ci mette la mano Castaldi, butta questo pallone in calcio d'angolo. Ecco quella del giudice, all'indietro per Marotta. Marotta disturbato da Calise, all'indietro tornano addirittura al portiere. Portiere che spazza via, la palla esce fuori. Dunque rimessa laterale a favore del forio. Adesso Mainolfi per Di Scala. Ancora Mainolfi. Invece no, sono stati cambiati e al posto di Mainolfi è entrato Beneduce. Eccolo che esce anche Calise, al suo posto entra Morgera. Sembrerebbe essere pronto anche Grimaldi, probabilmente al posto di Caruso. Attenzione adesso del giudice che però viene fermato da Di Scala. Attenzione, 3 della Virtus contro 1. Non riescono però ad impadronirsi della sfera. Ancora il Bacoli con Trincone per Miraglia che viene fermato da Morgera. Guadagnano anche una rimessa laterale. Ecco appunto che entra Grimaldi. Adesso Morgera. Ancora lui. La palla però è uscita, si sfoga calciando fortissimo il pallone. La rimessa laterale a favore della
squadra in maglia blu. Ecco Trincone che alza un pallone cercando del giudice. Combattono i due numero 7. Adesso Castaldi per Di Scala. Grimaldi. Morgera. Per Beneduce. Beneduce in avanti, ancora lui, Beneduce! Niente! Anche questa volta la palla esce fuori. Ecco che viene chiamato il time out. Dunque il gioco sarà momentaneamente fermo. Ci teniamo inoltre a ricordarvi che Bellitalia Viaggi ricorda che sono disponibili gli ultimi posti per il viaggio Praga-Budapest, un viaggio tutto compreso con partenza da Ischia, dove in questo viaggio vengono inclusi volo, andata e ritorno, ingresso ai musei, pranzi sempre al ristorante, 4 serate a tema con cena di intrattenimento e per ogni visita guidata ricordiamo che abbiamo guida personale ed assistenza. Dunque per ulteriori informazioni basta contattare Antonio di Bellitalia Viaggi al numero 081 99 57 50. Ecco che le squadre tornano in campo. Era stato chiamato il time out. Siamo intanto praticamente al 28esimo minuto del primo tempo, dove ricordiamo che il risultato della partita tra Virtus Libera Forio e Real Bacoli è ancora di 0-0. Adesso andiamo Beneduce per Di Scala. Grimaldi in avanti a cercare Beneduce, lo trova Beneduce nell'area di rigore, cade giù ed è calcio di rigore. Gli arriva anche uno schiaffo da amichevole dal compagno Morgera. Dunque questa potrebbe essere un'occasione per la svolta di questa partita, rimasta bloccata fino ad ora sul risultato di 0-0. Dunque calcio di rigore. Sul dischetto troviamo Grimaldi. Dunque si attende il fischio dell'arbitro. Ecco che arriva il fischio. Grimaldi! 1-0! Finalmente si sblocca il risultato grazie ad un calcio di rigore appena segnato dal numero 7 Grimaldi. Le squadre hanno iniziato a combattere più agguerrite che mai. Ecco che cade a terra il numero 20 Trincone. Dunque sarà calcio di punizione adesso a favore, no, semplice rimessa laterale a favore del Bacoli appena battuta. Ancora la formazione ospite che prova ad avanzare ma guadagna solo un'altra rimessa laterale appena sprecata. Ecco Castaldi per Beneduce. Si allunga troppo questo pallone e lo perde, però guadagna una rimessa laterale. La batte a cercare Morgera, stocca questo pallone, decide di indietreggiare, la passa Castaldi, adesso Di Scala. Siamo intanto al 30esimo minuto, dunque ecco che viene chiamato il minuto di recupero. Di Scala, Morgera in avanti per Beneduce, prova ad avanzare in mezzo a due però non riesce nulla. Ecco adesso la formazione ospite, perde attenzione questo pallone, ancora Grimaldi, viene buttato giù, tutto regolare secondo l'arbitro. Ancora Marotta, prova a servire il compagno, però la palla era troppo veloce, non riesce a stopparla nel nulla. Ancora addosso Grimaldi. Stavolta in due, si lancia anche il portiere del Bacoli. Intanto vediamo un Beneduce che prova scherzosamente a lanciare il pallone in porta, mancandola.
Intanto resta a terra il portiere della, del Bacoli. Adesso si vedrà a vedere cosa gli è successo. In questo momento di pausa ci teniamo a ricordare i vari sponsor che ci permettono di andare avanti in questo nostro progetto. Ricordiamo Goldbet4io, Corelat, Siem, Futura e Salvato Elettrodomestici. A voi i nostri più sinceri ringraziamenti. Poi ovviamente ci teniamo sempre a ricordare che è tutto grazie a Ischia Wi-Fi, se ogni settimana riusciamo a mandare in onda e in diretta tutte le partite della Virtus Libera. Tanto resta ancora a terra il portiere del Vacoli. Minuto di recupero che ormai era praticamente si era praticamente concluso. Adesso non possiamo che prolungare l'attesa del termine di questo primo tempo. Ricordiamo inoltre che adesso il risultato è di 1-0 a favore della Virtus Libera, assegnato al 28esimo minuto sul calcio di rigore il numero 7 Grimaldi. Del Bacoli è stato portato fuori, ancora dolorante, dunque sarà calcio di punizione a favore della Virtus Libera. Eccolo che va Mainolfi, si scansa, va Morgera, ancora lui, prova un secondo tiro e la palla è entrata, dunque sì, è gol, 2-0. Incredibile, non se lo sarebbe aspettato nessuno per come è arrivato. 2-0 al termine di questo primo tempo. Noi ci sentiamo tra poco con la diretta del secondo tempo, quindi a presto. Il vecchio capannaccio nasce sull'antica strada borbonica che congiunge l'acqua Amino a Forio d'Ischia. Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere emozioni antiche. Uno dei nostri punti di forza è quello di accogliere i nostri clienti in modo informale, mettendoli a proprio agio con cordialità, simpatia e un sorriso. Al capannaccio puoi trascorrere una piacevole serata. Lo staff giovane e dinamico è lieto di accogliervi in un'atmosfera di grande amicizia. Adesso cominciamo a giocare la nostra partita. Da quando Ischia Wi-Fi garantisce la potenza e la stabilità della sua connessione con la formula provare per credere, i problemi sono davvero finiti. La prima settimana di prova è completamente gratuita. Ma che stiamo facendo? Scopri su ischiawifi.com tutte le straordinarie offerte Irfibra. Possiamo ripartire, dai che sono spaccati adesso. Dai che sono spaccati in due. Internet fino a 20 mega in download a soli 24,60 euro al mese, per sempre! Ultra potenza, ultra convenienza! Fischia l'arbitro, parte di Avarà. Attenzione! Mamma mia, è saltata la connessione! No, papà, sono da fuoco il contatore della luce! Ah, vabbè! Il vecchio capannaccio nasce sull'antica strada borbonica che congiunge l'acqua Amino a Forio d'Ischia. Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere emozioni antiche. Uno dei nostri punti di forza è quello di accogliere i nostri clienti in modo informale, mettendoli a proprio agio con cordialità, simpatia e un sorriso. Al capannaccio puoi trascorrere una piacevole serata. Lo staff giovane e dinamico è lieto di accogliervi in un'atmosfera di grande amicizia. Il vecchio capannaccio nasce sull'antica strada borbonica che congiunge l'acqua Amino a Forio d'Ischia. Il nostro obiettivo è quello di farvi rivivere emozioni antiche.
Uno dei nostri punti di forza è quello di accogliere i nostri clienti in modo informale, mettendoli a proprio agio con cordialità, simpatia e un sorriso. Al Capannaccio puoi trascorrere una piacevole serata. Lo staff giovane e dinamico è lieto di accogliervi in un'atmosfera di grande amicizia. Adesso cominciamo a giocare la nostra partita. Da quando Ischia Wi-Fi garantisce la potenza e la stabilità della sua connessione con la formula provare per credere, però, i problemi sono davvero finiti. La prima settimana di prova è completamente gratuita. Scopri su ischiawifi.com tutte le straordinarie offerte Irfibra. Possiamo ripartire, dai che sono spaccati adesso. Dai che sono spaccati in due. Internet fino a 20 mega in download a soli 24,60€ al mese, per sempre. Ultra potenza, ultra convenienza. Fischia l'arbitro, parte di Avarà. Attenzione! Oh, mamma mia, è saltata la connessione! No, papà, sono da fuoco il contatore della luce. Ah, vabbè. Adesso... Remember Jenny, non ne parla mai più. E cinque la mattina, it's me and you. La rosa e cinque la spin, sei misa senza te. La botta in tuo cuore, tu ti scordate di me. E gira Mergelli, la porta dove tu. Un mezzo pacchettina, it's me and you. La rosa e cinque la spin, si stonga senza te. La pioggia in tuo cuore, tu ti scordate di me.
E ben ritrovati a tutti, cari spettatori. Siamo sempre qui al Palacasale di Forio, dove si sta per disputare il secondo tempo della settima partita, della settima giornata del campionato di Serie D di calcio a 5 del Girone E. Ricordiamo la partita tra Virtus Libera Forio e Real Bacoli, che dopo i primi 30 minuti va avanti con il risultato di 2-0 a favore della Virtus Libera. Ricordiamo i gol al 28esimo sul calcio di rigore. Il primo è stato segnato da Grimaldi, mentre invece praticamente allo scadere del tempo è stato segnato da Morgera il secondo gol. Dunque partiamo subito con la cronaca della partita, dove vediamo un tiro da parte del numero 19 del Bacoli, Piccirillo. Bacoli che comunque si è mostrato alquanto combattivo nel primo tempo che è appena passato, che ha lasciato poco spazio alla Virtus Libera, che dopo svariati tentativi è riuscita finalmente a sbloccare, nonché a raddoppiare nel risultato. Intanto ancora Piccirillo che si insedia addirittura in mezzo a 4. Dall'altra parte invece adesso vediamo Morgera all'indietro per Beneduce, Di Scala, avanti sempre per Beneduce, ancora che non molla questo pallone, ancora lui menato a calci, però tutto regolare. Arriva intanto Di Scala che sfoga via e lancia il pallone. Rimessa laterale a favore della formazione di ospite. Marotta per Piccirillo, ancora Marotta a cercare Trincone, prova un passaggio veloce ma non trova nessuno. Adesso è rimessa laterale a favore della Virtus Libera. Grimaldi, ancora lui che ci mette addirittura il piede. Ancora attenzione al fallo ai danni sempre di Grimaldi. L'arbitro si avvicina al portiere avversario, si chiariscono i due. Non vedo nessun cartellino, dunque penso ci sarà solo il calcio di punizione. Non ho visto bene la zona del fallo, dunque al momento non so bene se era dentro o fuori all'area. L'arbitro non indica il dischetto, dunque penso che sia calcio di punizione e non calcio di rigore. Ecco appunto, calcio di punizione. Sulla battuta troviamo Beneduce e Di Scala. Ecco il fischio dell'arbitro. Parte Beneduce, che offre un passaggio a Di Scala. Le decisioni prese non sono state sfruttate al meglio e dunque si riparte con un corner. Ecco Morgera, ecco la ripartenza della Bacoli con Marotta, fermato però da Grimaldi. Dunque ancora rimessa laterale sempre a favore del Bacoli. Piccirillo per Marotta, ancora Piccirillo. Alza un pallone che non si capisce bene se un tiro o un passaggio. Intanto adesso la Virtus Libera con Grimaldi, non riesce a gestire bene il pallone. Adesso la squadra avversaria con Miraglia, fermato però dalla prontissima difesa della Virtus Libera. Ecco Beneduce, fermato però da Piccirillo. Ecco la rimessa laterale all'indietro per Di Scala. Adesso Morgera, fermato però da Trincone. Ecco adesso Grimaldi per Beneduce, ancora Grimaldi, ottimo il passaggio, gran tiro anche di Grimaldi, purtroppo la palla non è entrata. Dunque si riparte adesso con il Real Bacoli. Marotta per Piccirillo, ancora indietro per Marotta, si fa vedere il compagno Miraglia, prova il tiro, la conclusione infatti è stata rimpallata, dunque calcio d'angolo a favore della
formazione del mister Carannante. Ecco all'indietro per Marotta, prova il tiro, ancora nulla da fare per il Bacoli. Si riparte adesso con Di Scala, alza un pallone a cercare Grimaldi, lo riesce a trovare, però il controllo non è dei migliori. Ancora una palla fuori, ancora una rimessa laterale e ancora per il Bacoli. Ecco Marotta per Trincone, di nuovo Marotta per Piccirillo, ancora Marotta, adesso Miraglia per, sempre per Marotta, arriva al tiro, ripallata la conclusione, sarà semplice rimessa laterale a favore della squadra in maglia blu, già battuta adesso Miraglia. Miraglia prova ad avanzare, disturbato però da Morgera, che riesce anche a guadagnare una rimessa laterale. Morgera per Di Scala, alza una palla in avanti per Grimaldi, questa volta riesce a tenerla, però ritiro di nuovo per Di Scala. Grimaldi, Grimaldi in avanti per Beneduce, che torna nella sua area di rigore. Di Scala, disturbato intanto da Miraglia, arriva a supportarlo anche Piccirillo, riescono nel disturbare gli avversari che regalano loro una rimessa laterale. Adesso Trincone fermato in maniera regolare, ancora rimessa laterale, Marotta, ancora lui il numero 3 per Piccirillo, ancora Marotta, prova il tiro, continuano a menare tiri da lontano, probabilmente perché la Virtus Libera non lascia molto spazio. Ottima dunque la lettura difensiva del gioco. Adesso attenzione a Trincone per il compagno, il numero 19, Piccirillo. Arriva alla conclusione, però nulla di concretizzato. Ancora adesso la Virtus Libera con Di Scala in avanti. Intanto però c'è stato un fischio. Si rivedrà dunque la battuta. Ancora Di Scala per Castaldi. Lontanissimo per Morgera, però troppo corta per lui. Ci arrivano le teste del Bacoli a spazzare via questo pallone. Adesso troviamo Morgera. Gira per Coppa. All'indietro a cercare Di Scala, lo trova. Mainolfi, ancora Di Scala in avanti per Coppa. Riesce a tenere il possesso, la serve a Mainolfi, ancora Coppa. All'indietro per Di Scala. Mainolfi lancia di nuovo il pallone per Coppa, che prova a servire il compagno, però non si sono capiti purtroppo. Ecco adesso il Bacoli con Marotta, seguì il compagno Trincone, si allunga troppo questa palla, si riparte con Castaldi, provano di nuovo il lancio in avanti, non ci arriva però nessuno, ancora il Bacoli riesce a superarne due, non riesce però a tenere il pallone in gioco, sarà dunque rimessa laterale a favore della Virtus Libera. Ecco Morgera davanti per Coppa, stop di petto per Coppa. Intanto combattono lui e il numero 3 del Bacoli, Marotta, che guadagna anche una rimessa laterale appena battuta per Piccirillo. Ancora Marotta, adesso Trincone, Piccirillo, di nuovo Marotta, prova, arriva il tiro ed è il gol del 2-1 da parte del Bacoli, ha segnato Marotta al nono minuto di questo secondo tempo. Ci provava e ci riprovava, alla fine uno dei suoi tiri è entrato, dunque adesso è 2-1 a favore della Virtus Libera. Ricordiamo le reti nel primo tempo da parte della Virtus Libera di Grimaldi su calcio di rigore, e poi allo scadere dei minuti abbiamo trovato il gol di Morgera, mentre invece nel secondo tempo abbiamo appena assistito al gol di Marotta del Bacoli.
Pallone. Dunque rimessa dal fondo a favore della formazione di casa. Ecco Beneduce in avanti per Caruso. Caruso non riesce a tenere il pallone, ma a guadagnare solo una rimessa laterale. All'indietro per Mainolfi. Adesso Beneduce. Grimaldi in avanti per Caruso. Prova l'1-2 con Grimaldi, non riesce a trovarlo. Ancora però la Virtus libera. Adesso fermata però dal Bacoli. Grimaldi. Arriva il tiro, però del giudice gli dice di no. Attenzione a Trincone che prova il passaggio in velocità per del giudice. Nulla di fatto però. Adesso rimessa laterale a favore della Virtus libera. Ecco Beneduce. In avanti per Grimaldi. Si torna a Beneduce. Mainolfi. In avanti a cercare Caruso. Caruso braccato dal compagno. Ancora Mainolfi all'indietro per Beneduce. Grimaldi. Si torna a Castaldi adesso. Serve Caruso. Beneduce. In avanti per Caruso che riesce a tenere questo pallone. Adesso lo perde. Intanto con una serie di battibecchi la palla torna tra i piedi della Virtus libera. Adesso Grimaldi per Mainolfi. Beneduce. Alza un buon pallone per Caruso che però non riesce a controllarlo nel migliore dei modi. Adesso è del giudice a tenere il pallone. Avanza del giudice, fermato però da Mainolfi. Combattono i due per il possesso palla. Infine la rimessa laterale a favore della Virtus libera. Pronto alla battuta Beneduce. Ecco Mainolfi, ancora il numero 8 della Virtus libera. Mainolfi per Grimaldi. All'indietro a cercare il portiere Castaldi. Ecco che va con un lunghissimo rinvio, addirittura tra le mani del portiere avversario. Ancora il Bacoli con del giudice. Marotta per del giudice che va al tiro, gli dice di no Castaldi. Ancora Marotta per del giudice, eccolo che tira di nuovo. Arriva anche Trincone, sì Trincone. Intanto Grimaldi viene buttato giù, abbastanza duro il fallo. Eccolo che si avvicina, è pronto a estrarre il cartellino, vediamo quale deciderà. Si avvicina del giudice, ecco che arriva la seconda ammonizione, nonché l'espulsione. Dunque, espulsione per il Bacoli, esce del giudice. Effettivamente l'intervento è stato alquanto severo. Ovviamente intendo quello là da parte di del giudice. La Virtus libera provava una ripartenza, però è stata stroncata già sul nascere. Dunque siamo al 16° minuto di questa ripresa, dunque oltre la metà del secondo tempo. Ricordiamo che il punteggio è di 2-1. Nel primo tempo i gol della Virtus libera. Al 28° troviamo il gol fatto sul rigore di Grimaldi, mentre invece allo scadere dei minuti troviamo il gol di Morgera, mentre invece nel secondo tempo arriva il gol di Marotta al 9° minuto. Ed ora al 15° minuto l'espulsione di del giudice. Dunque adesso il Bacoli è in 4. Beneduce per Di Scala. Ancora Beneduce. Mi sono sbagliato, scusate, era Grimaldi. Adesso ancora Di Scala per Grimaldi. Ancora Di Scala. I tre giocatori in campo del Bacoli provano a difendersi in tutti i modi adesso. Ancora Di Scala, sempre per Grimaldi. Adesso Coppa nell'area di rigore avversaria, di nuovo per Grimaldi. Si torna Di Scala, sempre Grimaldi. Va al tiro, ottimo il tiro da parte di Grimaldi. Arriva intanto un altro tiro, la palla è entrata. Dunque gol, sì, è assegnato il capitano Coppa che va a salutare il compagno Polito, purtroppo però squalificato. Dunque 3-1 a favore della Virtus libera, assegnato al 17° minuto.
Dunque adesso il risultato è di 3-1 a favore della Virtus Libera, risultato che può tranquillizzare la squadra del mister Monaco. Intanto siamo al 18° minuto. Adesso il Bacoli con Marotta. Ecco che è rientrato anche il quinto uomo della squadra. Dunque adesso siamo di nuovo in parità numerica. Dunque hanno sfruttato al meglio il loro tempo in superiorità numerica. Non al meglio invece hanno sfruttato questa azione, che buttano via un pallone. Adesso Marotta in avanti per Trincone, perde però la sfera. Adesso è Beneduce per Di Scala. Di nuovo Beneduce. Ancora Di Scala, all'indietro per Castaldi. Beneduce alza un pallone a cercare Morgera, lo trova. Morgera serve il pallone per Grimaldi, ancora lui. Grimaldi riesce ad avanzare, supera il primo, arriva il tiro. Niente da fare però. Questa volta il portiere gli dice di no. Adesso è il Bacoli. Non riesce a superare l'avversario. Adesso è ancora la Virtus Libera a possedere il pallone. Si torna indietro a Di Scala. Beneduce. Di Scala ancora. Ancora per Beneduce. Fermato in modo irregolare da parte del numero 20 del Bacoli, Trincone. Intanto ricordiamo che nel conteggio dei falli il Bacoli è arrivato a 4, dunque deve stare più attento adesso al numero di falli che commette, in quanto al sesto fallo si arriverà ai tiri liberi. Intanto la palla arriva direttamente tra le mani del portiere avversario. Ecco adesso Marotta, la serve per il compagno, ancora alle Bacoli. Adesso Piccirillo per il compagno, che però non riesce a gestire al meglio questo pallone. Ecco Beneduce in avanti a cercare Morgera, disturbato però da Dragone, il numero 92 della Virtus della Bacoli. Adesso Marotta all'indietro per il numero 37 con l'Andrea. Adesso Piccirillo di nuovo con l'Andrea, in avanti sempre per Piccirillo. Mantiene possesso palla il Bacoli, anche se rischia un po'. Di Scala sta dando fastidio. Ecco però Marotta che riesce ad uscirsene. Adesso Piccirillo per con l'Andrea, all'indietro per Marotta. Piccirillo, di nuovo Marotta. Ricordiamo che Marotta è l'autore del gol, che è arrivato al 9° minuto del secondo tempo. Adesso con l'Andrea per Marotta. Piccirillo, ecco con la, ecco Dragone, che però ci sono due giocatori a terra, rispettivamente uno della Virtus e uno del Bacoli. Di Scala da parte della Virtus, a terra invece erano Piccirillo per il Bacoli, che però si rialza, zoppica un po', però riesce a camminare. Ecco che si rialza anche Di Scala, per fortuna dunque nulla di grave. Intanto il calcio di punizione a favore del Bacoli, alla battuta troviamo Marotta, pronti a vedere come trasformerà questo calcio di punizione. Ecco il fischio dell'arbitro. Marotta per Piccirillo, ha provato il passaggio, ci arriva addirittura il portiere. Adesso di nuovo il giocatore Colandrea. Ha cercato il compagno, però sono stati intercettati dalla Virtus. Adesso ancora con l'Andrea per Marotta.
ancora con l'Andrea, di nuovo un passaggio rimpallato, dunque ancora rimessa laterale, cercare questa volta Piccirillo, combattono lui e Morgera, ne esce però Grimaldi, alla fine Dragone spazza via, rimessa laterale questa volta a favore della Virtus. Ecco Di Scala, Di Scala per Grimaldi, ancora Di Scala su di lui Dragone, adesso serve il pallone per Morgera, Morgera in mezzo a due, continua a tenere il pallone, si gira, vede se riesce a trovare qualcuno, ma gli viene sfazzato via il pallone, adesso è di nuovo lui con una rimessa laterale, attenzione, arriva Beneduce, il portiere della Bacoli, Granieri non si fa trovare impreparato, riesce a dirgli di no. Ecco Di Scala, nido per Morgera, che gol di Morgera, incredibile, al 24esimo minuto, doppietta personale per Morgera, ma che gol! Dunque adesso il risultato è di 4-1 a favore della Virtus Libera. Ricordando inoltre che siamo al 24esimo minuto del secondo tempo, il risultato è di 4-1 a favore della Virtus Libera, che sta conducendo il gioco sulla Real Bacoli. Nel primo tempo i gol di Grimaldi e di Morgera, nel secondo tempo dopo il gol del 2-1 da parte di Marotta arrivano i gol di Coppa e di Morgera. Intanto vediamo Piccirillo che batte questa rimessa laterale, ancora lui disturbato però da Morgera, cade a terra, tutto regolare secondo l'arbitro, la palla ancora non è uscita, arriva anche Dragone, ma la palla arriva tra i piedi di Grimaldi, adesso Beneduce riesce ad avanzare, si ferma un attimo per pensare, ecco che perde il pallone, eccola anche la ripartita da parte del Bacoli, buttato giù Piccirillo, l'arbitro si avvicina al giocatore numero 8, ammonito Beneduce al 25esimo minuto.
per Mainolfi. Mainolfi prova il tiro. Ottima la parata di Granieri. Intanto adesso vediamo il Bacoli con Marotta per Colandria. Adesso invece Miraglia all'interno per Marotta. Miraglia prova il tiro, quello che poteva essere un passaggio. Intanto però la palla passa tra i piedi della Virtus Libera. E qua adesso Coppa per Mainolfi, ancora Coppa in avanti per Calise, che riesce a servire un ottimo pallone per Mainolfi. Ancora Granieri. Dunque adesso è calcio d'angolo a favore della Virtus Libera. Alla battuta di questo calcio d'angolo troviamo Calise. Eccolo che batte, troppo lunga per tutti, quindi non ci arriva nessuno. Dunque rimessa laterale però a favore del Bacoli. Ecco Colandria per il numero 9 Miraglia. Avanza ancora lui. Adesso per Piccirillo, di nuovo Miraglia. Fermato però da Calise. Adesso Coppa all'indietro per Castaldi. Spazza via Castaldi. Ed ecco che intanto arriva il fischio dell'arbitro. Dunque time out. Intanto ci teniamo a ricordare che Bellitalia Viaggi annuncia che sono disponibili gli ultimi posti per il viaggio di Praga a Budapest, un viaggio tutto compreso con partenza da Ischia, nel quale vengono inclusi il volo andata e ritorno, poi ingresso ai musei, pranzi sempre al ristorante, poi 4 serate a tema con cena ed intrattenimento. Per tutte le visite guidate offre una guida e assistenza per ognuno. Dunque, per ulteriori informazioni per tutto ciò che riguarda questo viaggio bisogna contattare Antonio di Bellitalia Viaggi al numero 081 98 99 57 50. Tanto ecco che tornano le squadre in campo. Siamo al 30° minuto, vengono chiamati adesso i 3 minuti di recupero. Ricordiamo ancora che il punteggio è di 4-1 a favore della Virtus Libera. Virtus Libera che fino ad ora ha vinto tutte le partite ad eccezione di una, quella con il Procida in trasferta, che dunque sta facendo davvero un ottimo campionato e questa vittoria non potrebbe che chiudere al meglio il girone d'andata. Dunque continuiamo a vedere questa partita con Marotta, serve il pallone per Miraglia che scaraventa un pallone fortissimo ma troppo alto per impensierire anche minimamente il portiere Castaldi. Eccolo che lancia il pallone a cercare un compagno, trova Calise che non controlla meglio il pallone, poi arriva un tiro di Mainolfi. Adesso è il Bacoli a condurre il gioco con Colandria per il numero 13 Icciano. Eccolo proprio lui a battere questa rimessa laterale, andato quindi il primo minuto di recupero. Adesso Marotta per Miraglia, ancora non accontento del primo tiro, ne prova un secondo ma nulla da fare, la palla non passa. Adesso Calise per Coppa, di nuovo Calise, purtroppo non riesce a tenere il pallone, la palla esce fuori. Dunque calcio d'angolo, ancora Calise per Mainolfi che stoppa questo pallone, serve all'indietro Coppa. Adesso Mainolfi di nuovo per Coppa, in avanti a cercare il numero 2 Silvetti. Coppa per Silvetti. Vediamo che Silvetti è uno dei ritorni, ovviamente non di questa partita, però comunque da poco ritornato o almeno in campo. Adesso ancora il Bacoli all'indietro a cercare Marotta. Eccolo Colandria, di nuovo per Marotta, arriva il tiro. Marotta, grazie a questi spazi che riesce a trovare, è riuscito ad effettuare il primo gol, a segnarlo. Adesso ci ha riprovato, però nulla da fare. Colandria, forse con l'ausilio di un braccio, però l'arbitro non dice nulla. Ecco adesso Coppa.
Coppa contro due di loro, riesce comunque a servire un pallone per Calisa, adesso però rubato, ecco che arriva Miraglia, Coppa gli dice di no, ancora Coppa, ma l'arbitro dice di proseguire, evidentemente Miraglia si era un po' lanciato, palla che doveva arrivare a Calisa però viene intercettata da Marotta, adesso il Bacoli, ancora con Marotta, riesce a servire il compagno Colandrea, ed ecco che arriva il triplice fischio che decreta così la vittoria della Virtus Libera Forio, che vince per 4-1 sul Bacoli. Dunque a noi non resta che salutarvi tutti, noi ci rivediamo alla prossima diretta, un saluto da Luca Tedesco che ero io, quindi alla prossima.